La giunta del Ghingaro a pezzi, dopo la 15 anche Ciacci salute e se ne va. Sembra insanabile la spaccatura nel centro-sinistra capannorese. Nuova Vallamarca. Si rifà? Che Vallamarca non mi piace? Cazzo. Scusa. La giunta del Ghingaro a pezzi, dopo la 15 anche Ciacci salute e se ne va. Sembra insanabile la spaccatura nel centro-sinistra capannorese. Nuova Vallamarchi cercasi, caccia ad una fattucchiera che si aggira a Gragnano, truffata un'anziana che gli consegna 300 euro in contanti. Ore di sostegno, interviene il prefetto, istituito un tavolo di lavoro per risolvere il problema delle certificazioni ASL, convocata anche le fondazioni bancarie. Sport al Polo Fiere, di scena la scherma, da venerdì a domenica in programma la Coppa Italia, tanti atleti lucchesi oltre ai big in pedana. Di nuovo buonasera a tutti voi, come vi dicevo nella nostra anteprima, una ampia pagina di cronaca, ma la prima, la copertina di oggi è ancora dedicata alla politica, perché l'amministrazione del Ghingaro perde un altro pezzo da 90, era nell'aria, ma oggi è ufficiale, dopo Leana 15 anche Alessio Ciacci saluta e se ne va. L'ormai ex assessore spiega la sua decisione in una lunga lettera: ho accettato la proposta di diventare assessore con qualche timore, ma con tanta passione e voglia di fare. Sono stati 6 anni ricchi di esperienze, di tantissimi progetti che hanno contribuito non poco a cambiare Capannoli, dice Ciacci, ma oggi questo clima è cambiato, l'esperienza amministrativa è profondamente segnata da fratture politiche generate ad arte. Desidero ringraziare ancora una volta i cittadini, è grazie a loro che siamo diventati un modello in tutta Italia in campo ambientale, e ringrazio anche i dipendenti comunali e i dirigenti e i dipendenti dell'ASCID con cui in questi anni ho lavorato per migliorare il territorio e la macchina amministrativa stessa. Ma, conclude Ciacci, è il momento delle scelte, è il momento di distinguersi da metodi che non sono parte delle mie idee democratiche. Ovviamente la lettera di Ciacci è lunghissima e la potrete trovare integralmente sul nostro sito di lucca.it, e c'è anche un piccolo giallo perché Ciacci ha in realtà spedito una seconda lettera ai consiglieri comunali e ai ex compagni, agli ex assessori, agli assessori tuttora in carica, per spiegare appunto le sue dimissioni, e nella seconda lettera in realtà i toni sono come dire meno duri. Quasi che la sua decisione sia stata decisamente più sofferta del previsto. E adesso la cronaca. È originario di Fornaci di Barga, la quarta vittima del drammatico incidente avvenuto al porto di Genova, che ha causato 7 morti e 4 feriti. 2 persone risultano ancora disperse. Lo vedete nella foto, si tratta di Marco De Candussio, 40 anni, militare della Guardia Costiera, sposato e con un figlio di 13 anni. È stato per quasi 10 anni alla Guardia Costiera di Lavagna, in provincia di Genova, di cui 5 passati come comandante. La Procura della Repubblica di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire l'esatta dinamica in cui è avvenuto il drammatico incidente. Ricordiamo, una nave cargo, la Jolly Nero, che ha abbattuto la torre pilota situata sopra al molo Giano. L'ipotesi è che alla base dello schianto contro la torre di controllo possa esserci stata una avaria al motore che avrebbe impedito alla nave di mantenere la giusta rotta. Ovviamente si continuano a cercare i 2 ancora dispersi. E come dicevamo nei titoli, Vallamarchi evidentemente ha fatto scuola una decina di anni fa. La truffa, ve la ricorderete, era semplice: vuoi scacciare il malocchio? Io ho il rimedio giusto, ovviamente basta pagare. Quello che è accaduto ad una pensionata 70enne di Gragnano, che
si sente suonare alla porta da una donna che si finge una vecchia amica. L'abile truffatrice in realtà convince l'anziana di avere la soluzione per risolvere i suoi guai. Come seguire un rituale antico, come il mondo, un foulard magico al collo e un pugno di sale grosso fuori dalla porta. Costo della messa in scena 300 euro che la pensionata consegna alla donna in banconote da 50 euro. A quel punto la Guzzina estrae un foulard dalla borsa e fa finta di mettere dentro le banconote e l'avvolge al collo della donna dicendole però di non toglierlo fino a che i lacci non si scioglieranno da soli. Poi naturalmente saluta e se ne va. La donna, l'anziana pensionata, si accorge della truffa solo il giorno dopo, quando si toglie il foulard e dei soldi ovviamente non c'è traccia. La malcapitata si rivolge ai carabinieri di Lammari. Adesso i militari sono alla ricerca di una donna sulla cinquantina, corporatura robusta, viso tondo, taglio medio di capelli, che si è allontanata da Gragnano e probabilmente potrebbe aver anche perpetrato altre truffe. Per questo i carabinieri invitano le persone eventualmente a denunciare questo appunto al comando dei carabinieri oppure alla stazione di Lammari, in modo da fornire preziose indicazioni alle indagini. 2.000 euro di multa ad un imprenditore di Gallicano che aveva installato in un cantiere dei ponteggi pericolosi e non in regola con le normative sulla sicurezza. La scoperta è stata compiuta dai militari della compagnia di Castelnuovo Garfagnana nel corso di servizi finalizzati al contrasto al lavoro sommerso e irregolare. E sono stati smascherati dalla polizia stradale, dai funzionari della motorizzazione civile, un gruppo di cinesi che si era inventato un sofisticato sistema per superare l'esame della patente. Vediamo quale. Una volta, per superare gli esami, ci si portava da casa i bigliettini. Roba vecchia, oggi c'è la tecnologia a portata di mano. È quello che deve aver pensato un gruppo di cittadini cinesi che per passare il test della patente si è inventato un sistema tecnologicamente più avanzato. Il candidato, un 48enne cinese al quale era stata revocata la patente per la decurtazione totale dei punti, ha escogitato un sistema decisamente originale per non farsi trovare impreparato. Dotato di sistema wireless per collegarsi con i complici che si trovavano all'esterno degli uffici della motorizzazione civile di Viale Luperini, il nostro si è presentato all'esame con microfono e auricolare accuratamente nascosti. Il gioco è fatto, come si dice, a domanda risposta, ma il giochino non è andato avanti per molto. I funzionari della motorizzazione hanno fiutato la truffa e con l'aiuto del personale di polizia giudiziaria della Poststrada di Lucca è scattata la trappola. Il cinese è stato denunciato per truffa e un'altra donna, che si trovava insieme ai complici a bordo di una A4 parcheggiata all'esterno, è stata anche lei denunciata perché priva di documenti. Ora le indagini proseguono per capire se dietro alla truffa si nasconda un'organizzazione molto ben organizzata e quindi un giro di denaro. Attimi di paura sulla circonvallazione per un automobilista lucchese. Ieri verso le 17.30 è stato affiancato da un motociclo a Peppiaggio condotto da un cittadino straniero, il quale impugnava una pistola. Ovviamente l'uomo impaurito ha chiamato immediatamente il 113 e sul posto è arrivata una volante che ha intercettato il mezzo, lo ha bloccato dal controllo, è saltata fuori effettivamente la pistola, che però è risultata giocattolo con tappo rosso. Il conducente è stato identificato come un cittadino marocchino di 35 anni con regolare permesso di soggiorno e senza precedenti penali. Agli agenti però non ha saputo motivare il fatto che avesse appunto la pistola giocattolo in mano. Dopo l'interrogatorio l'uomo si è sentito male, è stato accompagnato con un'ambulanza al pronto soccorso e lì è stato ricoverato al reparto psichiatrico. Ed ora la politica che però riguarda il nostro comune Lucca. Ieri nell'assemblea di Palazzo Santini ha preso il via l'iter verso il nuovo piano strutturale che potrebbe dare un volto nuovo alla città nei prossimi 10-15 anni. Secondo il sindaco Tambellini la priorità va ad un'idea di sviluppo urbanistico nel rispetto del territorio e dell'ambiente. Sentiamo l'intervista.
coinvolgimento di cittadini, comitati e associazioni nella definizione dello strumento urbanistico che dovrà definire il futuro di Lucca. Il sindaco Alessandro Tambellini spiega così ai nostri microfoni la sua idea di città. Sono linee che sono fortemente innovative, perché il piano strutturale dovrebbe seguire un'idea che noi abbiamo di città, così come la città sarà o dovrebbe essere nei prossimi 10-15 anni. Avere questa idea della città, avere l'idea dello sviluppo della città, significa sapere dove la vogliamo portare, dove Lucca vuol portare se stessa, perché non è qualcosa che decide qualcuno dall'esterno, ma è qualcosa che sarà deciso attraverso un confronto molto serrato, molto forte, non solo con i portatori di interesse, le categorie per esempio, che possono avere anche interessi contrastanti, ma con la cittadinanza nella sua interezza. Poi ovviamente la responsabilità della parola finale su quello che dovrà essere fatto spetta, come sempre, come logico, a chi voterà il piano in Consiglio Comunale. Ma questo è il percorso. A Palazzo Santini ha preso il via l'iter verso il nuovo piano strutturale del Comune, che potrebbe dare un volto nuovo alla città nei prossimi 10 anni. Priorità di questa amministrazione è quella di uno sviluppo urbanistico nel rispetto del territorio e dell'ambiente. Meno suolo rispetto a quello che è stato consumato sinora, quindi che si basi sulle volumetrie esistenti, sul recupero dell'esistente, una città che si modernizzi su alcuni aspetti, penso alla produzione alternativa di energia, una città che faccia attenzione ai quartieri periferici, perché questo deve essere, che faccia attenzione al suo paesaggio, il recupero del paesaggio agrario, un fatto di sicuro interesse, alla mobilità, non più intesa semplicemente come strade di collegamento. Un altro pullman della Vaibus Lazzi in servizio direttissimo tra Lucca e Firenze è rimasto in panne. Lo denuncia il Comitato dei Pendolari, che fa rilevare come questo stia diventando un problema troppo ricorrente. Vediamo. Un altro pullman della Vaibus Lazzi in servizio direttissima fra Lucca e Firenze è rimasto in panne. Lo denuncia il Comitato dei Pendolari, che fa rilevare come ormai questo stia diventando un problema ricorrente. L'ultimo inconveniente è accaduto ieri sulla corsa delle 17:40. Il mezzo proveniente da Firenze ha subito un'avaria in autostrada e i passeggeri hanno dovuto attendere il transito del pullman delle 18:15, arrivando così a Lucca con un ritardo di quasi un'ora. Siamo davvero preoccupati, dice in una nota il Comitato Pendolari. Si era già verificata un'avaria lo scorso 19 aprile. Noi l'avevamo segnalato, ma non abbiamo avuto risposta. Le numerose interruzioni di servizio cominciano a farsi preoccupanti. E soprattutto diventa pericoloso per i passeggeri quando queste si verificano in autostrada. Il contratto di trasporto stipulato fra i fruitori del servizio pubblico e l'azienda Vaibus è regolato a livello civilistico con estrema tutela del consumatore pendolare lavoratore. Le normative impongono a Vaibus di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché il servizio offerto e pagato dal contraente consumatore sia esente da ogni anomalia. Qualora e per qualsiasi motivo invece si dovessero verificare disguidi, come è accaduto più volte negli ultimi tempi, conclude il Comitato, la legge impone l'inversione dell'onere probatorio ed è quindi dovere di Vaibus provare di aver fatto di tutto per evitare l'insorgere di qualsiasi disguido. Il Comitato Pendolari attende una risposta da Regione e da Vaibus, anche per capire se e cosa sta facendo Lazzi Vaibus per risolvere questo disservizio. È durata quasi un mese la caccia ad un'auto pirata che lo scorso 14 aprile aveva investito alle 2 di notte una ragazza in via Cantore e poi si era data alla fuga senza prestare soccorso. La donna è stata ricoverata all'ospedale con contusioni in varie parti del corpo. Grazie alle informazioni rilasciate dalla stessa ragazza e quelle di alcuni testimoni, gli agenti della Volante intervenuta per i rilievi hanno potuto risalire alla macchina investitrice intestata ad un romeno del 90, salvo poi scoprire che all'indirizzo che era stato comunicato precedentemente il giovane non risultava più abitare da parecchio tempo. Gli agenti della squadra Volante hanno continuato a cercare l'autovettura che era stata segnalata fino a ieri, quando durante un posto di blocco, un controllo, il rumeno è stato fermato e portato in questura, dove gli è stata contestata l'omissione di soccorso e anche ovviamente le lesioni colpose. E tra l'altro gli agenti hanno fatto un'altra scoperta, perché la macchina aveva l'assicurazione fasulla.
Cambiamo pagina, si dichiara molto soddisfatto Fabio Lucchesi del coordinamento scuola pubblica bene comune per l'incontro tenuto questa mattina in prefettura sulla delicatissima questione delle ore di sostegno agli alunni disabili, un problema che riguarda nell'intera provincia 1200 ragazzi. Sentiamo. Summit questa mattina in prefettura sul delicato tema delle ore di sostegno agli studenti disabili. Un incontro che Fabio Lucchesi del coordinamento Scuola Pubblica Bene Comune giudica molto positivo e di questo ringrazia Giovanna Cagliostro che ha dimostrato di voler prendere a cuore il problema non a parole ma attraverso fatti concreti. Sul tappeto il coordinamento ha posto la questione della mancata dichiarazione da parte della ASL delle ore necessarie al sostegno degli alunni disabili. Cosicché, oltre al disagio evidente di ricevere un aiuto minore di quello che sarebbe necessario, le famiglie vengono private anche della certificazione delle ore richieste che la stessa ASL trasmette all'ufficio scolastico provinciale, con risultato di non poter ottenere giustizia di fronte ad un tribunale amministrativo. La vicenda, che riguarda circa 1200 bambini nell'intera provincia di Lucca, è stata sollevata da tempo dal coordinamento Scuola Pubblica Bene Comune e l'incontro di stamani, a cui erano presenti anche Comune di Lucca, Provincia e la stessa ASL, sembra poter finalmente aprire uno spiraglio. La dottoressa Cagliostro non ci ha fatto promesse, afferma alla fine Fabio Lucchesi, tuttavia abbiamo particolarmente apprezzato il fatto che fosse pienamente informata del problema. Adesso siamo più fiduciosi. Il prefetto ha stabilito di allestire un tavolo di lavoro al quale siederanno Comune di Lucca, Provincia e fondazioni bancarie che verranno anche loro sensibilizzate nella ricerca di fondi aggiuntivi per assicurare alla scuola questo servizio primario. La Regione Toscana promuove anche per il 2013 la manifestazione Amico Museo. Dal 18 maggio al 2 giugno i musei toscani aprono le loro porte per accogliere grandi e piccini con visite guidate, presentazioni di opere, esposizioni straordinarie, laboratori, animazioni e anche Lucca farà la sua parte. Veniamo. Come ogni anno, a livello internazionale, torna la manifestazione Amico Museo. Lucca partecipa all'evento con il suo fiore all'occhiello, la casa di Giacomo Puccini. Fondazione, Associazione Lucchesi nel Mondo e Associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini propongono nel fine settimana del 1 e 2 giugno un itinerario alla scoperta del Puccini Museum, ripetendo così l'iniziativa che nel 2012 ha ricevuto diversi apprezzamenti. L'itinerario offre la possibilità di approfondire la conoscenza della figura di Giacomo Puccini tramite la visita guidata dei tre musei pucciniani, Casa Natale a Lucca, Casa Puccini a Celle, Villa Puccini a Torre del Lago, che custodiscono la memoria della famiglia e della produzione del compositore. L'accompagnatore d'eccezione per l'intero tour sarà Gabriella Biagi Ravenni, che farà anche da guida per la Casa Natale. Per la Casa di Celle la guida sarà invece Giulio Battelli, autore del recente volume Tesori di Giacomo Puccini a Celle, mentre per la Villa Puccini di Torre del Lago la visita sarà effettuata dalle guide interne del museo. Le prenotazioni devono arrivare entro il prossimo 23 maggio. La Fondazione Giacomo Puccini auspica che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso, il primo passo per concretizzare Puccini Museum, il brand creato dalla Fondazione Puccini per riunire come un unico museo, materiale ed immateriale, tutte le istituzioni, le iniziative e i luoghi pucciniani presenti sul nostro territorio. Ed ora la nostra pagina sportiva, la sigla. In apertura la scherma perché da venerdì a domenica al Polo Fiere organizzata dalla Schermistica Politi arriva, torna a Lucca appunto la grande scherma con la Coppa Italia a livello nazionale e avremo in pedana i migliori atleti italiani ma anche tante giovani promesse di casa nostra. Vediamo. Da venerdì a domenica torna la grande scherma a Lucca e non si tratta di un'esibizione, bensì di un appuntamento agonistico di grande livello. La Coppa Italia è infatti uno dei trofei più ambiti per gli atleti agonisti e vedrà gareggiare a Lucca due degli azzurri più noti, Margherita Granbassi, campione del mondo di fioretto femminile nel 2007, e Gabriele Magni, bronzo olimpico di fioretto ad Atene. Al Polo Fiere di Sormano, sotto l'organizzazione della Politi, è prevista la presenza di un migliaio di atleti, tra loro sei lucchesi: Sbragia, Rinaldi, Manfredini, Sorbi, Azzi e Vietina, impegnati a rincorrere il successo in Coppa Italia che manca al club lucchese dal 76, quando Paolo Azzi, allora 17enne, conquistò il prestigioso trofeo.
I sei vincitori della Coppa parteciperanno all'assegnazione degli ultimi posti disponibili per i campionati italiani assoluti che si svolgeranno a giugno. Il campionato italiano a squadre di A2 conta 16 squadre per ogni arma e oltre ad assegnare titoli tricolori designa le tre squadre che vengono promosse in A1 e le tre che retrocedono in B1. In gara anche la Puliti con tre squadre, quella di sciabola femminile vinse lo scorso anno il campionato di B1 e disputa quindi per la prima volta quello di A2. Saranno in pedana Chiara Sorbi, Micolazzi, Marta Radini e Claudia Nardi. Quella maschile milita in A2 ed è composta da Jacopo Rinaldi, Lorenzo Manfredini e Francesco Valenti Radici. Infine i fiorettisti, anche loro in A2 da qualche tempo, faranno di tutto per confermarsi. In pedana Luca Vietina, Alberto Bini e Claudio Giannini. Ed ora il basket, ormai è al termine la stagione del basket Lemura, una stagione fantastica, non è arrivato il successo finale, è vero, ma le emozioni che hanno saputo regalare le ragazze biancorosse alla città sono state incredibili ed è giusto festeggiarle. Dunque vediamo tutti gli appuntamenti per celebrare, appunto, dicevamo, una stagione straordinaria. Dalle Final Four di Coppa Italia alla finale Scudetto, la Jesan Gas si è regalata una stagione straordinaria grazie ad un gruppo di giocatrici unico che di partita in partita ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi. Tra pochi giorni ci sarà il consueto rompete le righe, ma il programma della settimana è ricco di eventi ed incontri per celebrare questa fantastica squadra che ha riempito di orgoglio un'intera città. E dopo la parte istituzionale, con i saluti del sindaco Tambellini e del consigliere comunale con delega allo sport Tuccoli presso la sala degli specchi di Palazzo Orsetti, giovedì dalle 20 un altro amico delle mura, il Bar Giacò di Borgo Giannotti, ha organizzato un aperitivo con la squadra, una serata aperta a tutti con musica, aperitivo a buffet al costo di 5 euro. Sabato sera è prevista la festa finale con la società, le istituzioni, gli sponsor, la stampa, tutti i tifosi e gli appassionati che tanto hanno a cuore il prezioso e bellissimo gruppo biancorosso. Sarà anche l'occasione per fare in bocca al lupo le quattro giocatrici che partiranno già domenica mattina per l'impegno in nazionale. La cena con la squadra è in programma alle 20.30 all'antico caffè delle Mura, con un grande buffet e tanta musica al costo di 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Le prenotazioni obbligatorie si raccolgono fino a venerdì 10 maggio alle ore 19. E con i festeggiamenti del basket e le mura si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordo notizie e servizi disponibili sul nostro sito di lucca.it. Naturalmente l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie comunque della vostra attenzione. Arrivederci, buona serata.